Eccoci, buonasera, bentrovati. Nuova puntata di Zona Mista con i volti della formazione Under 15 della Salernitana, con il suo allenatore Pasquale Cerrato, tutto lo staff che conosceremo nel corso della nostra trasmissione. È una delle migliori, se non la migliore dal punto di vista dei risultati, viene da una sconfitta, però insomma ha fatto veramente un girone d'andata fenomenale, quindi tra poco nel corso della puntata conosceremo anche gli amici dell'Under 15. Finalmente torniamo anche a parlare di una vittoria della prima squadra. Animi più sereni, ho visto sui social anche questo reel, perché ormai è importante la comunicazione sui social, cuori, abbracci, volemos bene, e meno male che veniamo da una vittoria, anche perché il campionato ha detto che il Monza corre, che il Sassuolo ha ripreso a correre. Stasera vedremo che cosa combinerà il Verona sul campo dell'Udinese nel posticipo, ma soprattutto siamo entrati nell'ultimo giorno di mercato, nelle ultime 24 ore, anche qualcosa in meno fra poco di mercato, domani alle 20 il gong. Ne parleremo insieme a Ciro De Cesare. Buonasera Ciro. Ben trovato Chicco Paglionico. Buonasera, buonasera Alfonso a tutti gli ospiti studio, buonasera agli spettatori a casa. Permettetemi di fare il solito saluto in particolare all'amico Il Vate, che oggi ha avuto un pomeriggio un po' complicato. Ciao Jenny, ci segue sempre. Buonasera Paolo Siotto, amico e collega di Salernitana News. Buonasera, buonasera Alfonso. E buonasera a Catello Lambiase, consigliere comunale, tifosissimo della Salernitana. Buonasera, sì sì, tifoso, tifoso più che consigliere. Brigida buonasera. Vicinanza anche stasera con noi. Buonasera a tutti, buonasera a Ricordo come interagire con noi e con TV Oggi, con Zona Mista, numero WhatsApp 333 132 1919 per inviare i vostri messaggi. In alternativa, sul nostro canale Facebook Salerno TV Oggi potete lasciare un commento sotto la diretta. E allora il commento sotto la diretta di Ciro De Cesare è? Beh, è normale, siamo tutti sereni, fatta una buona partita. È inutile che adesso vogliamo trovare qualche situazione negativa, è normale, la squadra è stata messa in campo, ha giocato la partita, ha fatto la partita che doveva fare. Dobbiamo fare i complimenti all'allenatore perché comunque è riuscito a mettere una squadra ben equilibrata in campo e abbiamo vinto questo scontro diretto che secondo me, per me era una delle partite un po' più difficili rispetto alle altre partite. Dobbiamo fare complimenti a tutti. Poteva essere una trappola oggettivamente. Sicuramente, sicuramente, ma la squadra si è comportata bene, anche a livello tattico la squadra è stata sempre in partita, abbiamo sofferto un pochino ma mi sembra che sia normale. E niente, siamo felici, contenti, adesso dobbiamo avere più continuità perché giustamente come hai detto tu, le altre stanno correndo, il Monza, il Sassuolo, squadre che comunque alla distanza stanno uscendo fuori. E anche noi dobbiamo avere una continuità di risultato anche con la Juventus che tutto sommato il Monza ieri ha fatto una partita stupenda sotto il profilo proprio dell'approccio alla gara e poi il risultato ha dato ragione a una squadra che gioca a calcio perché è inutile, anche se la Juve in questo momento è in difficoltà perché comunque mentalmente non ci sono e qui bisogna approfittarne martedì quando giocheremo contro la Juve. Juve che c'ha anche il turno infrasettimanale, giusto Alfonso? Giovedì. Juve che giovedì sera giocherà in Coppa Italia contro la Lazio, ritroverà Vlahovic dal primo minuto, ritroverà no, ma ci sono tutti i giocatori. Pogba, ma non ci sarà Milik è infortunato. Ecco, quindi il medico diciamo, che è fuori. Fortunatamente gli infortuni non colpiscono solo i Granata, pure le altre squadre. Ecco, Milik che all'andata fu protagonista del gol annullato, delle tante polemiche in seguito. Diciamo che da quel gol in poi sono successe un po' di cose e a Torino per la Juve e in casa salernitana, quindi quel gol è stato un po' uno spartiacque, forse psicologico, per l'una e per l'altra squadra. Come può esserlo, Chicco, anche questo successo al Via del Mare? Tu eri grandissima vittoria, grandissima partita. Io sono stato contentissimo e soprattutto è stato un turno favorevole perché per la prima volta insomma sotto perdono e noi vinciamo, aumenta il distacco al di là del Verona che gioca stasera che è ancora 0-0? 0-1. Assolutamente no, quarto minuto, gol di Lazovic. Il Verona è già in vantaggio. Bene, bene, subito sono stato smentito in questa immediatamente. Vabbè, comunque vittoria importantissima anche per come è arrivata, insomma se proprio dobbiamo trovare un pelo nell'uovo abbiamo sofferto forse un
po' troppo qualcosina in due fasi, sia del primo che del secondo tempo, però mi sembra che per essere la seconda partita in cui l'assetto tattico viene non stravolto ma cambiato quantomeno da 3 a 4 uomini dietro, mi sembra che la strada sia, in assenza di alcune pedine fondamentali come Mazzocchi, la strada sia quella giusta. Mazzocchi che però mi sembra sia tornato quantomeno a correre? Sì, a toccare il pallone, e poi ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione dei tempi di recupero che dovrebbero sensibilmente velocizzarsi. Questo perché chiudevo dicendo che probabilmente col ritorno di Mazzocchi non sarà uno spartito tattico blindato quello che utilizzerà Nicola, perché vorrebbe dire anche spuntare un po' Mazzocchi e quindi concedergli meno spazio nella fase offensiva in cui lui ci ha permesso di non solo fare qualche gol, cioè più di qualche gol, ma di essere molto propositivi in avanti. Probabilmente con l'arrivo di Trostekong, che può fare anche, come dire, l'esterno sinistro di una difesa, si opterà per poi tornare quantomeno in fase di possesso a 3 con Mazzocchi che ha più libertà. Io penso ti devo smentire sotto, attenzione, siamo subito alle smentite, è incredibile, devo smentire perché secondo il mio punto di vista io non penso che lui ritornerà al modulo di prima. No, io non penso. Ho detto al modulo di prima, però sì, però con rientro di Mazzocchi tu sì, ma con avendo Trost dall'altro lato che è bloccato, io penso che lui un uomo in questo momento ha trovato la stabilità. È normale che può anche modificare, però io penso che in questo momento deve giocare con la difesa a 4 e secondo me la squadra ha pure più equilibrio, secondo il mio punto di vista. Ma volendo, anche in questo turno, quando abbiamo avuto possesso, Sambia aveva un po' più di spazio, ovviamente con Mazzocchi al posto di Sambia, però quello spazio i risultati parlano chiaro, sono venuti per un cambiamento. Sambia, ottima partita, attenzione, sì, voglio sì, essere sicuramente. Sono tutti argomenti che affronteremo. Hanno fatto tutti quanti una buona gara, questo non c'è ombra di dubbio. Forse Paolo Boinen a voler trovare un po' il pelo nell'uovo, l'unico insufficiente, questo ragazzo che da inizio dell'anno, da quando ha avuto questo problema al ginocchio, non ha saputo ritrovarsi. Eh sì, la nota dolente della serata del Via del Mare, ma una nota dolente che puoi gestire alla luce di un Nicolussi Caviglia, Alfonso, che è stato forse il migliore nel secondo tempo proprio per l'esplosività, anche nel finale ha rischiato un po' quel rosso, però insomma è un fallo che dimostra tutto l'agonismo che ci mette questo ragazzo, che forse anche alla luce del risultato e della buona prestazione di tutti era anche un po' più sciolto rispetto alle altre partite, ha forzato qualche volta in più la giocata verticalizzando per i compagni, quindi diciamo che sì, dispiace per Boinen, però se deve giocare questo Nicolussi Caviglia ben venga, insomma, dare spazio anche a un giovane che magari proprio con la Juventus avrà voglia di, tra virgolette, rivalsa. Beh, lui è praticamente dai pulcini nel settore giovanile della Juventus, ha fatto tutta l'altra fila, poi l'esordio in prima squadra con Allegri, che ritroverà al posto di Ken in un Juventus Udinese in cui l'allenatore dell'Udinese era proprio Davide Nicola nel 2019. Catello Lambiase, ti coinvolgo anche sul discorso tattico, cioè secondo te, alla luce di chi è arrivato e di chi potrà arrivare, proprio tra poco ne parleremo, c'è un calcetto al 3-5-2 sulla difesa 4? Penso di essere la persona meno indicata per parlare di tattica, però perché qui siamo tutti nel nostro salotto sullo stesso livello, quindi abbiamo l'allenatore, l'ex calciatore, ci sono persone che sono più competenti di me. Quello che ho da dire è che effettivamente Mazzocchi nella prima parte del campionato ha dimostrato di essere forse Andreva l'unico che saltava l'uomo, e quindi, cioè, in questo calcio così bloccato, fare superiorità numerica è fondamentale, quindi bisogna trovare una collocazione a Mazzocchi. Ma non è detto che Mazzocchi deve giocare sicuro, eh? Cioè, non ci buttiamo avanti, non è detto che Mazzocchi deve giocare per forza, perché stiamo spingendo talmente Mazzocchi a giocare per forza, ma mica l'ha ordinato il medico, ci sono altri giocatori che in questo momento stanno facendo bene. No, ma per l'amore di Dio, chiaramente tornando dall'infortunio avrà un tempo più lungo di ambientamento con il nuovo assetto. Ancora un bel po', allora, visto che ne stiamo parlando, Mazzocchi aveva cerchiato il rosso il 5 marzo, quindi la trasferta di Genova con la Sampdoria, ricordiamo che è stato operato il 24 di novembre, però a quanto pare il recupero procede bene nelle scorse settimane, allora, ha fatto questo consulto a Roma, credo che con la Monza potremmo rivedere. Il problema sai qual è? È che tu, diciamo, quando fai un consulto col medico, il medico ti dirà ok, va benissimo, ma il problema non è il medico, è l'ok. Il problema è se devi essere tu, certo, se ancora sei pronto, perché è un conto fare allenamento, è un conto fare le partitine
che stai attento, è un conto la partita con l'adrenalina, che è diverso. Su questo, secondo me, su questo ha ragione perfettamente. Se vediamo tutti gli infortuni della Salernitana, da Lovato a Boine, ne abbiamo avuto. Ma perché vogliono affrettare i tempi tecnici? Non sono dei recuperi più lunghi. È inutile che abbiamo avuto dei calciatori che. Perché poi è un peccato. Poi se vediamo gli infortuni della Salernitana, hanno bloccato questi calciatori più che sul lato fisico, su quello, come diceva, psicologico, perché Lovato non l'abbiamo mai più ripreso. Boinen in ritiro, stavamo anche noi, sembrava veramente l'unico calciatore di livello superiore, e praticamente abbiamo giocato senza Boinen. Cioè gli infortuni. Beh, però sono... Boinen ha avuto il tempo per riprendersi. Sì, ma probabilmente sono particolarmente giovani, e quindi per loro il recupero è una cosa. Fondamentale il recupero, mentale, perché Boina era staccato il ginocchio proprio... Quando viene operato al ginocchio ci sono dei tempi, non puoi velocizzare, i tempi sono quelli, non si cambiano, sì, tre e mesi, se si cambiano i tempi rischi di farti male. Un mio giocatore. A Santa Maria, per velocizzare si è rotto quell'altro ginocchio. E le Marie sono diventate diverse. No, non ho capito. No, dicevo, vabbè, le Marie, oltre a stanno, sono diventate diverse. No, ma è affettato velocizzare. Cioè, i tempi sono questi. È inutile. Certo. Se ci vogliono sei mesi, perché ce ne metto quattro? Certo, scusami, certo. Ce ne vogliono tre. E quindi fine poi la responsabilità chi se la prende? Fine febbraio per Mazzocchi dovrebbe essere sicuramente il timing giusto, piano piano rientra anche lui. Ma anche perché Mazzocchi, come vedi, segue sempre la squadra anche da infortunato, c'è una forte carica anche emotiva, e da parte sua, insomma, era anche, Lecce, e voglio dire, era no, ma io mi sembra di averlo intravisto quasi in tutte le trasferte, le ultime, insomma, uscite della Salernitana, anche in trasferta, quindi voglio dire, anche una questione proprio di gruppo emotiva. Spero io personalmente, speriamo tutti, insomma, che torni presto. Io addirittura sogno, insomma, che venga convocato col Verona. Credo di no, col Verona, però probabilmente con o con la Lazio, col Verona potrebbe respirare aria di partita. Brigitte, una domanda per Ciro. Non so cosa pensa Ciro, ma bene Sambia e soprattutto Nicolussi, grandissimo giocatore. Ciro, cosa pensi di questo approccio di Sambia? Giusto. Sambia, sì, l'abbiamo già visto, però mi ha impressionato questo come si chiama? Nicolussi Caviglia. Questo mi ha impressionato, ha fatto una buona partita, un giocatore giovane, sicuramente deve ancora... Che a discapito del nome, l'unico che ancora si è fatto male. Cioè, no, l'unico che ancora mi resiste. Giocatore che a me piace molto, secondo me può fare molto molto bene questo ragazzo. E allora, entriamo nel vivo del discorso mercato, perché domani alle 20 suonerà il gong, la Salernitana ha praticamente chiuso l'arrivo di Cabral dallo Sporting Lisbona, un giocatore di 24 anni che arriverà in prestito con diritto di riscatto, conosce già la Serie A, ha giocato nella scorsa stagione la seconda parte con la Lazio. È un elemento brevino che può fare l'esterno d'attacco, può fare l'esterno in un 4-4-2, non è certamente un centravanti, e arriva e dovrà prendere il posto di un altro calciatore over, perché in questo momento, con l'aiuto anche della regia di Peppe Maglio, che ringrazio insieme a Carmine Datola, in questo momento la Salernitana ha la lista over piena, e quindi per accogliere nuovi calciatori, elementi che abbiano più di 23 anni, dovrà gioco forza tagliare qualcuno. In questo momento in partenza, eccola, la vediamo la lista direttamente dal sito della Lega Serie A, già depurata dai nomi di Sana Sisi, che firmerà a breve un triennale col Nîmes, adesso non conosco la pronuncia francese, mi perdonerete, già depurata anche dalla partenza di Capezzi, che è andato al Perugia, oggi ufficiale il suo accordo fino a giugno, con opzione fino al 2025 in caso di permanenza del Perugia in Serie B. Vedete, ci sono i tre portieri, Sepe, Ochoa e Fiorillo, poi Gyomber, Fazio, Ekong, Sambia, Bradaric, Bron, Cernigoi, Castanos, Koulibaly, Radovanovic, Vigliena, Boinen, Piontek e Dia, più sono 17, più i 22 formati in Italia sono Mazzocchi, Candreva, Maggiore e Bonazzoli. Per accogliere Cabral, Paolo, ovviamente uno di questi dovrà uscire. Il maggior indiziato, così a naso, visto il cambio tattico, vista la carta d'identità, vista la scadenza del contratto, sembra essere Radovanovic.
Sì, Radovanovic, oggi è uscito ufficialmente Capezzi che si è accasato al Perugia di Fabrizio Castori, però occhio anche alla situazione di Bonazzoli, Alfonso, che insomma è un po' una spina, no, di questa rosa, l'abbiamo visto nella gara di Lecce, praticamente seduto per tutta la partita, non si è riscaldato, è un giocatore un po' no, croce e delizia, l'ho studiato anche lo scorso anno, ricordiamo l'esclusione in occasione della gara con lo Spezia, quando fu Sabatini poi a intervenire. Insomma, è un giocatore difficile da gestire da questo punto di vista e, insomma, notizie delle ultime ore vedono De Santis molto impegnato su questo fronte, ma è chiaro che sia per l'ingaggio da 1,5 milioni che per la cifra investita in estate, 5 milioni di euro per riportarlo in Granata dalla Sampdoria, insomma, non è un'operazione facile cedere Bonazzoli. C'era la Lazio che però ha i famosi problemi di indice di liquidità con lo Tito che ha già chiuso il mercato in entrata, vediamo se nelle prossime ore può esserci lo sviluppo dell'ultima ora, insomma, nel valzer delle punte. Ma anche perché la Salernitana dovesse cedere Bonazzoli, io non credo che andrebbe a trattare con una società per un prestito secco, cioè, o va via a titolo definitivo o va via con un prestito con obbligo, almeno per cercare di recuperare qualcosina. Però Ciro, oggi chi è che investe su Federico Bonazzoli dopo la prima parte di campionato? Sicuramente insomma, non all'altezza di quanto ho fatto vedere l'anno scorso. Sicuramente è un'operazione abbastanza complicata. Speriamo che riescano almeno a trovare una soluzione per un prestito, perché comunque il ragazzo vedo che in questo momento sta facendo molta fatica. Sicuramente De Santis sa bene quello che deve fare. Normale che il ragazzo si vede che non è più tranquillo, non è sereno, non partecipa neanche, ho visto che non partecipa neanche quando fa gol i suoi compagni, vedo che è proprio spento sotto questo punto di vista. È un peccato perché poi, al di là di questi difettucci che lui ha, è secondo me uno degli attaccanti più forti che ci sono. Sì, ma perché giro, poi ci risolviamo tra il minutaggio e le prestazioni, non è che ci sta, voglio dire, i golletti li ha fatti. Cioè, no, è un attaccante che i gol li fa, però è normale che lui probabilmente non si sente prima donna come è stato preso all'inizio, e sicuramente lui questa cosa l'ha accusata, è normale che poi per un attaccante non sentirsi la fiducia. Ma anche non si spiega, capito? Così come hai queste doti tecniche e poi a 27? 6 anni? È del 97 Bonazzoli. Quindi voglio dire, siamo lì, l'esperienza. Lui, se vuole continuare a giocare a calcio a certi livelli, deve moderarsi un po' il suo modo di fare, il suo comportamento, perché così non andrà da nessuna parte, perché il problema ce l'ha a Salerno, ma domani se va da un'altra parte e assume gli stessi atteggiamenti ce l'ha anche là. Che poi è il motivo per cui le richieste di mercato latitano, perché ovviamente... Un giocatore del genere non ha richiesto, che il ragazzo ha qualche problema. Catello Lambiase, tu proveresti in qualche modo a recuperarlo, visto che la Salernitana ha speso 5 milioni e 2, cioè non poco, e anche l'ingaggio è piuttosto importante? Sì, oppure andresti sulla cessione? No, io cercherei di recuperarlo, perché l'anno scorso ha dimostrato di accendersi e spegnersi in un attimo. Quindi come si deprime, ormai avete ragione perfettamente, questa è una sua debolezza. Però devo dire la verità che è anche un suo pregio, cioè l'anno scorso all'improvviso cambiò, e in questo secondo me si sente molto il peso della mancanza di Sabatini, cioè di una persona nello spogliatoio che abbia una personalità sopra le righe. Evidentemente lo guidava, e la stessa cosa successe con Verdi, che erano anni che non faceva le prestazioni che faceva a Salerno. Quindi da questo punto di vista io però ci tenterei, perché sono convinto che Bonazzoli possa ancora dare il suo contributo. E c'era proprio un nostro amico che chiedeva... Sì, volevo chiedere a Ciro cosa ne pensa di Bonazzoli, che si è rifiutato di scaldarsi con i compagni nell'intervallo della partita di Lecce, preferendo rimanere fermo in panchina con il piede sulle gambe. Non sappiamo se si è rifiutato o meno, fatto sta che è emblematico il fatto che non si sia riscaldato comunque insieme agli altri compagni, tant'è vero che c'era quasi tutta la squadra che tentava di scaldarsi, soprattutto durante il secondo tempo. Questo noi Lecce non lo sappiamo, ma se come dice il nostro amico, pensa che sia un gesto molto molto grave, perché questo poi va al di là di tutto, va alla mancanza proprio del gruppo, e probabilmente se ha fatto una cosa del genere il gruppo deve capire e bisogna metterlo da parte, perché vuol dire che no, è così.
Vedremo come andrà a finire questa situazione. Se è così, io ho fatto il giocatore e so cosa significa stare in un gruppo. Nei momenti in cui ma quello è un lavoro, cioè te pavo, no, per riscaldare. Quello è una mancanza di rispetto, forse soffre meno il freddo. La cosa che io non ho mai sopportato, sai qual è? Quando c'è una sostituzione che esce e brontolano gli altri. Ma il rispetto di chi entra? No, ma secondo me la cosa più importante è non festeggiare al gol, perché appunto, tutto si può sopportare, ma questo no. Ecco perché non c'è gruppo in questa squadra, perché se c'era uno, però al netto di questa, lo prendeva con l'orecchio e gli faceva capire come Sabatino si doveva portare. Scorso riuscì a farlo. Al netto di questa, di questo episodio isolato, io ho visto un gran bell'abbraccio Paolo dopo soprattutto il primo gol di Dia, tutti verso la panchina a testimoniare anche la voglia, no, di mettere da parte il chiacchiericcio, i malumori e quant'altro. E permetti, Alfonso, festini, a proposito del reel a cui... A proposito del reel a cui tu facevi riferimento, ma è un'immagine che già non mi era sfuggita, anche la presenza di Giulio Migliaccio in panchina al fianco di Nicola nel riscaldamento delle partite, insomma sono forse immagini che cercano anche un po' di spazzare via quelle che sono state le polemiche proprio sul rapporto tra area tecnica e staff, e insomma per vedere un gruppo unito che effettivamente a Bergamo non si era visto, perché ricordo che al gol di Dia del momentaneo 1-1 non c'era stata quell'esultanza che invece è scoppiata a Lecce, vuoi anche perché era un momento diverso, però ecco, speriamo che sia stato il momento per mettere da parte tutte queste polemiche. C'è anche da dire, Paolo, scusami, mi vengono le cose flash, insomma, che lunedì a Lecce venerdì a Lecce l'unica era la Sanà della vecchia Salernitana, diciamo così? Vecchia Salernitana, sì, cioè in campo no, proprio della precedente gestione anche, diciamo, societaria. L'ultimo Boinen, se vogliamo considerare i primi minuti, sì, c'era Boinen nel primo tempo che era reduce dall'anno scorso, però sì insomma, questo probabilmente significa anche qualcosa, evidentemente si è aperto un nuovo capitolo, una nuova era, io credo, no? Anche con gli arrivi di Troste Kong, insomma c'è una nuova, secondo me una nuova linfa, una nuova unione all'interno e ti interrompo del perché ha pareggiato l'Udinese al 21esimo. Samardžić porta il risultato sull'1-1. Bene, qui sul gol dell'Udinese, insomma, qualcuno a casa probabilmente starà festeggiando, ma anche qui, anche qui. Torniamo sul mercato, perché prima parlavamo della necessità di far posto in lista, abbiamo parlato di Bonazzoli, difficile però andare ad una cessione dell'attaccante, non è da escludere però, nonostante anche le parole da parte della società che lasciano quel molto probabilmente vicino al resterà a Salerno, mi rifaccio alle dichiarazioni dell'amministratore delegato Maurizio Milan. Gli altri che potrebbero uscire, diciamo, di Radovanovic, giocatore con il contratto in scadenza a giugno, non rientra nei piani della società, ha quasi 35 anni, potrebbe trovare un anno e mezzo di contratto in Serie B, i sergenti sono a Milano proprio per cercargli una sistemazione, c'è un pourparlers con Ternana e soprattutto Perugia, vedremo, uscisse Radovanovic chiaramente sarebbe più facile accogliere il Cabral della situazione ed eventualmente anche un secondo giocatore over, al posto di chi? Anche Castanos ha mercato in Serie B, lui preferirebbe giocarsi le sue carte ancora in Serie A, è stato pagato 1 milione, quindi la Salernitana vorrebbe in qualche modo anche monetizzare, anche solo parzialmente, con un eventuale prestito oneroso. E poi ci sarebbe la possibilità di fare quel giochino del portiere, in questo momento tutti e tre i portieri sono in lista, compreso Fiorillo, che potrebbe restare fuori e poi essere inserito all'occorrenza, speriamo naturalmente di non avere poi bisogno, nel corso della stagione al posto di un portiere eventualmente infortunato o squalificato. Queste sono le possibilità. Alfonso, scusami, vogliamo chiarire un aspetto al nostro telespettatore. Ma è possibile che Mazzocchi sia infortunato a novembre ed ancora non è stato sostituito? Abbiamo solo Bradaric. Se gli viene un raffreddore, chi gioca? Nella lista over comunque c'è ancora il posto di Ribéry, no? Perché il posto di Ribéry è stato preso da Troste Kong. Esatto, il posto di Ribéry è stato preso da Troste Kong, il posto di Capezzi è stato preso da Cernigoi, quindi in questo momento l'abbiamo fatta vedere prima, la lista over è piena, non c'è più spazio. A proposito, bisogna fare uscite e entrata, non entrate e uscite, bisogna fare prima le uscite e poi le entrate. Però c'è un effetto domino e torno da Ciro, perché in questo momento l'esterno deve arrivare, De Santis sta cercando di prendere Salva Ferrer dallo Spezia, attenzione a proposito di Udinese però anche a De Bosele, e poi c'è il discorso Ebosele. Ma è un giocatore?
giocatore. Ah, sì. Sembra una fabbrica della Piana del Sino, le Bosele, io conosco, fa i piatti. Chicco. Ma era una, solo sul cognome, ti prego, un giochino prego, sul cognome. Ti prego, quindi. Chicco. Dicevo, serve però a quel punto trovare anche una sistemazione a Butaim, che è in uscita, c'è la Sampdoria. Sì, ho sentito. Un po' di delusione rispetto all'apporto dato. Devo essere sincero, io all'inizio questo ragazzo mi ha un po' impressionato. Poi, giustamente, è normale che quando... Non trova posto in un gruppo, poi diventa difficile accettare. Però è un giocatore giovane, un giocatore che sicuramente può andare a fare bene. Investimento anche abbastanza importante la società, quindi. Non lo so, no, perché lui è arrivato da svincolato. Ah, c'era la storia del però è un giocatore che può fare bene da altre parti. Qui, secondo me, mio punto di vista, se non trova spazio Bonazzoli, figurati anche lui che fa molta fatica. L'investimento è stato però Paolo Valencia, 2,5 milioni, anche lui ha trovato poco spazio. Stiamo parlando di due giocatori under, perché sono del 2000, sia Butaim sia Valencia, quindi non vanno a impattare sul adesso... discorso lista. Però è chiaro che se arriva Cabral, anche se parliamo di un over, gli attaccanti iniziano ad essere tanti, quindi parliamo qualcuno va pure, anche se non lo vende adesso. Secondo me, se la società è convinta di prendere questo giocatore, al di là delle uscite, lo prende sicuramente. Quindi tu preferiresti tenere fuori lista, faccio un nome su tutti, Radovanovic, e tenere i tre portieri? Ma eventualmente, se non riescono a mettere a sistemarli, perché tu devi trovare prima la sistemazione. Se tu non riesci a fare un mercato di uscita, giusto? Giustamente l'entrata diventa più difficile. No, dico, preferiresti tenere fuori lista un giocatore di movimento e tenere comunque tre portieri over lista, o saresti favorevole... Questa è una scelta che dovrebbe fare l'allenatore, questa è una cosa che bisogna chiedere a lui, però io dico che secondo me, il mio punto di vista, nel momento in cui c'è il mercato e manca 24 ore e bisogna prendere un giocatore, diciamo, esempio, l'attaccante, se poi non c'è una sistemazione dell'altro attaccante, lui lo prende, poi un altro va fuori. Però io credo che adesso, scusami Alfo, adesso con la sistemazione tattica Valencia sia la naturale sostituzione di Candreva. Valencia sono gli esterni che non hai mai avuto, le ali di cui poi De Santis aveva parlato nella conferenza stampa. Perché può fare anche la mezzala Candreva, dai, che ha fatto. Cioè, perciò ancora è una soluzione in più con Valencia. Ecco, questo intendevo dire, voglio dire, credo che Valencia possa adesso fare più comodo di quanto abbia fatto fino adesso, giocando largo a sinistra o largo a destra, insomma, quindi credo che possa fare la sua parte più di altri che invece secondo me sono al capolinea. Capello, da tifoso soddisfatto del mercato condotto fino a questo momento, dando Cabral per fatto, insomma, con queste ultime 24 ore che comunque in un modo o nell'altro porteranno sicuramente altri movimenti? Ma sicuramente la Sedana ha già fatto tanti acquisti nel mercato, quello di giugno, di luglio, quindi sta puntellando. Secondo me ci voleva proprio un rimescolamento delle persone che portassero linfa nuova proprio nel gruppo. Probabilmente il problema è che quest'anno non si è mai cementato un gruppo. L'anno scorso probabilmente era più semplice, perché di fronte c'era una possibilità, non è che diciamo, c'erano alternative. Quest'anno invece non ho mai visto un gruppo davvero così affiatato come l'avevamo visto negli ultimi mesi, quindi questi innesti possono essere importanti. Per me sono soddisfatto, perché comunque il portiere è stato sostituito, è stato preso un difensore centrale che c'era bisogno, un altro centrocampista. Poi ricordiamoci che prima o poi questi infortunati ritorneranno e quindi appunto ci sarà maggiore, e lì pure sono d'accordo che troppe persone non ci possono essere, perché poi il gruppo, se hai persone che si allenano e che non hanno la prospettiva neanche di andare di giocare dove ci siano anche infortunati, davvero non so quali motivazioni possono avere. Poi io non ho giocato a calcio, però penso che sia difficile avere un gruppo così sfilacciato. Paolo, Morgan De Santis non è annunciato a Milano nella giornata conclusiva del mercato, anche perché insomma non quello che doveva essere aggiustato è stato aggiustato, e poi perché c'è un mercato fatto molto con filo diretto con l'estero, quindi insomma,
a sì. Milano c'è anche poco senso. No? Potrebbe andare a Roma, che è anche una, l'altra sede quest'anno del, del calciomercato invernale, però sì, insomma, si lavora molto sull'estero, perché abbiamo parlato appunto di Cabrera, che è addirittura d'arrivo, e Bosile non è giocatore chiaramente che arriverebbe dall'estero, perché è di proprietà dell'Udinese, però potremmo aspettarci effettivamente il colpo dal, dall'estero in extremis. Mi collego a quello che diceva Catello, è vero che avere tanti giocatori importanti poi può essere difficile da gestire come situazione, però è anche vero che forse uno dei limiti della prima parte di stagione è stata una panchina un po' corta, perché poi magari Nicola si girava, aveva Casnos, Capezzi, Iervolino a centrocampo, insomma, invece avere Maggiore che tipo subentrare, Sambia che può prendere il posto di Mazzocchi o viceversa, avere Botaim che magari prende il posto di Piontek nel tridente con Dia e Cabral, per fare un esempio, insomma, potrebbe innalzare il tasso tecnico del, della squadra e anche dare più continuità e più soluzioni a Nicola dal punto di vista tattico nel corso della partita. Per chiudere, quanti innesti ti aspetti, ripeto, dando Cabral per fatto e quindi magari qualche uscita per fargli posto, ti aspetti un altro attaccante? Si era parlato anche di Dursun, che è un giocatore dalle caratteristiche, il turco del Fenerbahce, dalle caratteristiche sicuramente diverse, più un 9, più un centravanti, però ripeto, anche in quel caso poi gli attaccanti da far uscire diventerebbero due, al di là del discorso di lista, ma proprio per un numero eccessivo forse di concorrenti nel reparto. Io in attacco punterei più su Botaim, onestamente, anche alla luce di questo nuovo assetto tattico, magari potrebbe essere, insomma, un po' l'alternativa di Piontek, anche se li ho visti insieme con lo Spezia, lì Botaim servì due o tre palloni davvero interessanti al polacco, che poi sprecò le occasioni per il raddoppio, quindi possono giocare, giocare tranquillamente anche in coppia. Credo che la necessità sia l'esterno destro, Alfonso, l'esterno destro che può giocare anche a sinistra, perché benissimo Sambia, bene anche Bradaric, però onestamente questa prima parte di stagione con i tanti infortuni dovrebbero aver insegnato a De Santis e anche lo stesso Nicola, che insomma bisogna essere sempre molto cauti, è chiaro, mi rendo conto che nelle ultime 24 ore non è semplicissimo, o insomma si rischia anche di accontentarsi e poi di trovarsi un giocatore sul groppone, però ecco, e Bosile secondo me è un profilo ideale, perché può giocare sia a destra che a sinistra, insomma un po' quello che era il l'identikit di Zortea, che poi invece è andato verso altri porti. Brigida, minuto e punteggio a Udine. Allora, ancora 1-1, siamo al 31esimo del primo tempo. E allora noi ci fermiamo, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare ovviamente di Salernitana, di mercato e soprattutto con i nostri amici dell'Under 15 Granata, che sono nostri ospiti. Della squadra Granata. Arrivano altri messaggi, Chicco. Veselli, quando è andato via da Salerno, in un post scrisse che lui era stato sempre vero, mentre qualcun altro faceva sceneggiate da cinema che si potevano vedere ma non notare. Si riferiva a Bonaccioli, che in estate non era convinto di venire a Salerno, mentre prima aveva giurato amore eterno offrendo brioche gelato. No, però questo non possiamo saperlo. Veselli, ieri ho visto una cosa che veramente, Frosinone Benevento, che veramente non succede neanche alla Calpazio, non perché sta Ciro qua, però quindi Veselli pensasse a fare... Ci ha guardato male comunque? No, vedi il prossimo ospite Veselli chiaramente in studio qui a Tivo. Che me li ricordo alcuni interventi veseliani, diciamo. C'è il mister Antonio Pappalardo, che salutiamo, che ci scrive: serve solo un terzino mancino da mettere in rosa per dare una possibilità tattica completa al mister, che giocherà più volte a 3 che a 4. Abbiamo 8 centrali dietro. Una rosa troppo ampia non fa del bene a chi la deve gestire, sono troppi. Con queste cadde di infortuni, 8 centrali, ma quanti sono disponibili? 4? Però questo secondo me è un discorso da affrontare, Giro, perché se vuoi giocare con la difesa a 4, i centrali cominciano ad essere tanti. Qui bisogna... A proposito della difesa a 4, Ciro, avevi detto che dovevi dirgli qualcosa. Quello, sulla, aspetta, io devo fare mia colpa, no, perché ho sempre detto... Sulla lavagnetta che c'è, sta lì. Ma un giorno la prenderemo. Sono tutti bravi a muovere le pedine come quando giochi a dama, no? Il problema è quando stai sul campo che devi leggere le situazioni. Però facciamo un riassunto delle puntate anche precedenti. Perché Ciro, io devo dire la verità, da sopra uno capisce un po' meglio, ma da sotto, cioè raso al campo è un casino, io ci sono stato. Quando stai in panchina e vedi, è lì che bisogna... No, ma proprio, anche proprio da sopra si capisce un po' meglio, ma da sotto complicatissimo, Allora avevo detto, ma secondo me questa Salernitana con la difesa a 4 non ci può giocare, però... Devo essere onesto. Allora, non è questione di poi giocare o no. Il problema è un altro, è che nel momento in cui la squadra non ha equilibrio, perché è inutile che tu puoi avere grandissimi giocatori, ma se la squadra non ha equilibrio, lì deve intervenire l'allenatore a capire come mai la squadra
esempio quando si spacca, quando si allunga, quando si... cioè là vuol dire che non c'è equilibrio. Allora lì bisogna capire, è normale che noi stavamo soffrendo troppo, cioè ci beccavano sempre con queste verticalizzazioni sui tre, cioè i quinti facevano troppo una fatica enorme a scendere giù, è normale che lì poi la bravura dell'allenatore capire di cambiare. Senti questo... Ciro, ma della Salernitana vista a Lecce ne parliamo, scusa, ne parliamo bene, in che cosa deve migliorare? Sicuramente deve migliorare la continuità di l'allenatore deve essere bravo a mentalizzare a cambio modulo, perché non è che tu puoi improvvisare una partita, perché come sto capendo mi sembra che lui ha improvvisato questa partita qua, invece se tu credi in questa partita che a te si è vista una squadra abbastanza equilibrata rispetto alle partite precedenti, è lì che bisogna andare a lavorare mo, sul 4-3-3. Non è che poi dopo ritorniamo un'altra volta indietro. Qui bisogna fargli la domanda a Nicola. E tu gliela devi fare. La domanda gli è stata fatta. Visto che fai il professore quando... La domanda gli è stata fatta, però la risposta dell'allenatore chiaramente è stata un po' vaga. Tanto possiamo lasciare lo scacchiere tattico. E allora torna a 3-5-2. Dici? Sì, 100-100. Picco? No, io non credo che torna 3-5-2, però con Trost che, ripeto, può giocare largo a sinistra, io credo che ci sia un po' di, insomma, duttilità. Cioè, inizia a 3 con Mazzocchi che può fare l'uomo offensivo in più, in fase di non possesso ti metti a 4, in fase di possesso diventi a 3, insomma, cose che ha già fatto, poi non è che, insomma, non è proprio una cosa di nuova iniziativa. Io credo che ci sia la necessità di recuperare Boinen fondamentalmente, perché in questo tipo, ed è il motivo per cui probabilmente lui l'ha fatto giocare dall'inizio, è che appunto con questa soluzione hai un Dia on fire, Boinen prende palla a 30 metri e va in porta in un capovolgimento veloce. Questa è una giocata che Nicolussi non può e non c'ha. Il 30-40 metri di lancio, quindi è chiaro che in questo tipo di assetto Boinen va recuperato subito, perché è l'unico dei centrocampisti che prende palla, alza la testa. Vedi che lui ha iniziato bene, Sì, sì, lui poi si è un bene, smarrito su quell'episodio che gli è passata la palla davanti. Ha iniziato bene, lui ha preso la botta un'altra volta. Si è ripreso una botta, si è rimesso paura. Si è spento. Lì si quindi, però, c'è ha fatto 20-25 minuti prima di aver un attimo di blackout in cui sì, c'è stato un passaggio di Bron a un certo punto pochi secondi dopo che il telecronista aveva detto finalmente una Boinen, ma questo è quello che è capitato anche a me prima con Golgi. Eravamo lì. Però sembrava in quel momento che lui stesse coprendo in realtà l'arrivo di un avversario, invece non si è reso conto che alla sua sinistra non c'era proprio Sambia e quindi c'era invece quello che lui pensava essere Sambia, era l'avversario. Questo è stato un po' il gioco, però c'è da recuperare Boinen, perché con questo, insomma, atteggiamento tattico, vabbè, ma ci sarà anche Maggiore a breve, no? Col Verona, Maggiore secondo me lo può fare, ma non vice... Playmaker, però ha sofferto un po'. Io lo vedo più playmaker, non mezzala Maggiore. Però come presenza... a inizio stagione quando c'era da sostituire proprio Boinen e non l'ha fatto male. Radovanovic, beh, sicuramente non ha fatto male, però Ciro, siamo dai, sempre... allora ragazzi, stiamo sempre a dire i soliti discorsi. Bisogna lavorarci, l'allenatore deve lavorare. Ce l'ha l'inserimento, capito? Ce li ha fatti gol, vede la porta, è un peccato però tenerlo così. È normale che se tu devi... con Lussi Caviglia che non avevi a inizio stagione. Esattamente, sì, bisogna sì, dire una cosa, che stiamo parlando veramente di due campionati diversi. Da venerdì che abbiamo giocato con Lecce a martedì sono 10 giorni, cioè si può veramente programmare. Il girone di andata c'erano calciatori che non c'erano, bisognava in 2 giorni E ma non possiamo fare mercato perché ne abbiamo tanti in rosa. Però ora forse si può studiare un po' di più la partita. Vabbè, avrà l'allenatore avrà sicuramente delle soluzioni in più rispetto alla settimana scorsa.
Paolo, abbiamo parlato di Boinen, della necessità di recuperarlo, una cosa che secondo me la vittoria di Lecce ha contribuito a recuperare, sicuramente l'entusiasmo della piazza. C'era stata insomma questa lamentela da parte del patron Iervolino, che si era detto triste. Nella scorsa puntata avevamo anche affrontato questo argomento, non una contestazione, ci mancherebbe, però un primo momento difficile da quando il presidente è a capo della società Granata. 9.100 biglietti staccati per Salernitana-Juventus, dato da sommare a quello degli abbonati, che sono 8.118 se non ricordo male, quindi siamo già a 17.000 rotti sicuri presenti con la Juventus nel primo giorno, tra l'altro, di vendita libera. Mi pare una risposta, vabbè, che arriva la Juventus, però mi pare una risposta. Scusa se ti interrompo, Alfonso, a proposito di Juventus, c'è un messaggio di Capezzi che lascia a Salerno e dunque ai tifosi della Salernitana, in cui ricorda della partita. Proviamo a metterlo in onda, proviamo a metterlo in onda tra poco. Esatto, subito. Paolo. Sì, è chiaro che la vittoria con Lecce, anche la prestazione, perché è stata una prestazione convincente, poi magari potevi pareggiarla, potevi perderla perché Lecce ha avuto le sue occasioni, però la prestazione convincente, anche il fallo che si è fatto in più, l'agonismo che si è messo in campo, hanno riacceso un po' l'entusiasmo in città, perché ovviamente al di là dei risultati, insomma, Nicola parlava di 7 sconfitte, di 7 partite senza vittorie, ma in un lungo periodo, in partite anche difficili, però è vero che a Monza non si è sceso in campo, col Torino non si è sceso in campo, questo Milan onestamente poteva essere affrontato in un modo diverso, a Lecce invece qualcosa è cambiato, e questo credo che i tifosi, sia quelli che erano presenti al Via del Mare che quelli che erano a casa a vedere la partita, insomma, lo hanno notato, lo si è notato dai primi minuti. Poi è chiaro che il calcio, e Ciro ce lo può solamente confermare, è fatto anche di episodi e di momenti. Lidia dopo 5 minuti indovina quel gol fantastico, gol, e chiaramente diventa tutto più semplice, anche con la complicità della difesa del Lecce, che lì sul secondo gol di Viena ci ha fatto un regalo, un pasticciotto. Anche sul primo, ma sul secondo, insomma, lì si è inserito anche Candreva, oltretutto, insomma, poi c'è andato Vigliena, quindi speriamo appunto che questi episodi abbiano rappresentato non solo la svolta del match di Lecce, ma della stagione, un po' come è successo lo scorso anno a Genova con la Samp, con i gol di Fazio e di Ederson, e ora insomma magari di Vigliena possono rappresentare l'inizio del nuovo campionato della Serie A. E ci vorrebbe una svolta anche dal punto di vista delle strutture, dell'impiantistica, qui però siamo... procediamo a velocità un po' più lenta. Ecco, Catello Lambiase, da consigliere comunale, da tifoso, assiduo frequentatore non solo dello stadio Arechi ma anche degli altri impianti italiani, c'è tanto da fare, siamo in attesa naturalmente dell'apertura delle buste per quel che riguarda la gara di progettazione del nuovo Arechi, buste che sono state aperte, sono in corso di valutazione le offerte all'Arus, chiaramente non si avrà il nuovo stadio Arechi prima di un paio d'anni almeno, però nel frattempo insomma alcuni accorgimenti credo siano stati già presi, altri ancora sarebbero da prendere. Sì, vabbè, la situazione del diciamo sportiva dei campi sportivi di Salerno purtroppo non è delle migliori. Abbiamo più volte diciamo parlato di tutte le incongruenze, delle difficoltà di questo stadio. Con tutti i problemi diciamo del Covid che hanno limitato per molto tempo l'accesso, diciamo che il comune non è stato pronto a una società in Serie A, quindi con molta difficoltà si stanno mettendo su degli diciamo si sta cercando di recuperare posso permettermi, ma scusatemi, se il comune non ha la forza lo dà la società, adesso lo vede la società. Però io posso andare in concessione. Perché noi abbiamo sempre questi problemi. Se il comune non ha in questo momento, perché ci sono dei problemi, non ha la forza, dà la concessione alla società. Però tu stai comunque dando una concessione, una cosa del comune a una. Ho capito, ma il problema spesso non è solo dare in concessione. Il problema della curva nord, dei parcheggi, non è che possiamo dare in concessione mezza Salerno alla Salernitana, cioè sono problemi su cui bisogna lavorare anche in sinergia, anche in silenzio, e lavorare quando i riflettori non sono accesi, come si poteva fare in quei 2 mesi lunghi, e farsi trovare pronti, perché non esiste, anche dare lo stadio domani mattina alla Salernitana non risolverebbe tutti i problemi, quello della curva nord non lo risolverebbe. Ma si può capire perché la curva nord è chiusa?
Perché bisogna attendere che vengano separati intanto i percorsi all'interno e soprattutto all'esterno. Se vuoi aprire la parte superiore della curva nord ai tifosi della Salernitana e tenere i tifosi ospiti nella parte inferiore, chiaramente deve esserci una separazione dei percorsi degli ingressi anche all'esterno. Che cosa farà il Comune? Catello Lambiase potrà sicuramente confermarlo. Studierà un progetto di dislocazione del settore ospiti all'interno dei distinti, uno spicchio dei distinti. Dovrà essere, credo, rimossa una aiola, fatta una nuova strada alle spalle proprio dei distinti, però in quel caso la curva nord potrebbe essere riaperta, sì, ma tutto il settore, l'intero settore, ai tifosi della Salernitana. Il problema è anche lo spazio vitale. Scusa, quando giocavo io, quando io stavo a Salerno nel 97, le leggi erano diverse. Certo, però c'erano le leggi erano diverse, non c'erano i tornelli, c'era tutta una non serie. C'era stato l'uccisione del Catania di Raciti. Allora, uno dei problemi è proprio lo spazio vitale dietro la curva nord, perciò il sottopasso, perciò ma lì diventa difficile, perché là c'è il e perciò la una cioè, delle soluzioni sono i locali là, cioè diventa difficile. Sì, per questo è stata studiata questa soluzione di appunto spostare il settore ospiti nel settore distinti. C'è anche un appuntamento in vista nelle prossime settimane tra il Comune e la Salernitana, che devono discutere della nuova convenzione. Dovrebbe essere un 6+6, quindi 6 anni di gestione della Salernitana più altri 6, convenzione / concessione, che dovrà poi tener conto della Rechi come adesso, ma anche di come sarà dopo la ristrutturazione. Prima Ciro diceva, se il Comune non ha la forza, ma c'è la Regione che ha comunque già promesso non solo il 1,5 milioni di compenso a chi progetterà il nuovo Arechi, ma anche 35 milioni che saranno poi erogati per effettuare i lavori di ristrutturazione, di copertura non solo dei settori, ma di copertura della copertura, perché saranno previsti dei pannelli fotovoltaici per poter ingabbiare anche l'energia adatta al sostentamento dell'impianto stesso, ma anche ad un aiuto alla intera comunità, ad esempio la ricarica, le colonnine di ricarica delle auto elettriche. C'era addirittura un'idea, almeno in sede di progettazione, qua, questo delle auto elettriche secondo me stai andando un po' oltre tu, no, io sto dicendo quello che è previsto nel documento. Chi progetta oggi deve progettare allo stato dell'arte, sarebbe assurdo, anche perché anche gli stessi fondi del PNRR, quelli non sono del PNRR, è ovvio che devono essere organizzati così, sarebbe addirittura assurdo. Un sistema di raccoglimento dell'acqua piovana, di raccolta, scusami, dell'acqua piovana che può essere utilizzata per il fossato intorno ai torri. Cosa che mi pare sia fatto in uno degli stati dei mondiali in Qatar. Mettimi quei bagnarola andare e facciamo. Infatti questa sarebbe una buona soluzione, perché comunque piove dentro pure i distinti e cose, quindi sì. Mettiamo le bagnarole anche in tribuna. Ci sono tante cose da fare, tante cose da fare. C'è il messaggio di Capezzi? Non so se sì, se riusciamo. Riesci a metterlo in onda? No, e allora lo leggiamo. Dalla storica promozione in A ad una salvezza incredibile, nel mezzo un brutto infortunio che mi ha fatto vivere momenti difficilissimi. Ricorderò per sempre quanto era gonfio il ginocchio quando sono entrato a Cagliari, raggiungendo quel gran punto nel finale, così come la partita dopo contro la Juventus, onorata di averla giocata con la fascia al braccio, quella che poi è stata di fatto la mia ultima partita alla Rechi, la gioia del 10 maggio a Pescara, la salvezza miracolosa dell'anno dopo, gioia e dolori, resterà per sempre tutto dentro il mio cuore, grazie Salerno mi hai fatto vivere l'amore vero. Ciro, quando un calciatore lascia la Salernitana. Bello. E questi messaggi su Instagram. Beh, però sicuramente onore a lui, sicuramente ha fatto bene qua, è stato molto sfortunato, hanno fatto, sì, hanno fatto, è stato sfortunato, sì, però a me piaceva come giocatore, anche a me molto. Sicuramente si è trovato molto bene, per fare questa dedica vuol dire che anche la gente lo ha apprezzato, anche quando passeggiava per la città. Sono cose belle che noi possiamo solo ringraziare Capezzi e gli diamo in bocca al lupo sicuramente. Brigida, altri messaggi? No, c'è chi dice che si è fatto lo stesso taglio di capelli di Ciro De Cesare. Chi? Non lo so. Toro, sei il numero uno in tutto, dal campo al look. Pensa che mi sono fatto il tuo stesso taglio di capelli. Allora, guarda, c'è anche una foto a questo punto. Perché noi dobbiamo vedere, c'è anche l'inquadratura della scarpa, ovviamente, perché il nostro Carmine... La scarpa fa la differenza qua, Eccola, la scarpa di Ciro.
Com'è il punteggio? C'è l'intervallo, è sempre 1-1. 1-1, benissimo. E allora noi ci fermiamo, altra pausa, ultima pausa del nostro appuntamento, e poi torniamo tra poco per parlare con l'Under 15 della Salernitana e per le ultime considerazioni sul momento della Salernitana. Andrea. Eccoci, torniamo in diretta su TV Oggi, l'ultima parte di zona mista con l'Under 15 della Salernitana, reduce purtroppo da una sconfitta in casa con la Lazio 1-4, devo dire la Lazio a questo punto si è vendicata della manita che siete stati bravi a rifilarle all'andata, però insomma tutto sommato campionato fino a questo momento soddisfacente con Pasquale Cerrato il suo allenatore, poi mister ci presenterà anche tutto il suo staff, terzo posto con 22 punti, credo un inizio di stagione, una prima parte di stagione molto positiva. Buonasera a tutti, sì, come dicevi tu abbiamo fatto un girone d'andata molto importante in cui abbiamo fatto 22 punti, l'abbiamo chiuso in testa con la Roma a pari punti, abbiamo perso una sola partita nel girone d'andata, la prima proprio in casa con il Bari, poi abbiamo inanellato 8 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e un pareggio con la Roma, e quindi questo ci ha fatto chiudere il girone d'andata in testa. Ricordiamo che la formazione Under 15 è al suo primo vero campionato nazionale di un settore giovanile professionistico, quindi ci sono insomma elementi che magari provenivano dall'Under 14, credo altri nuovi, c'è anche un po' di difficoltà nel mettere insieme tutti i ragazzi. Esatto, la categoria Under 15 è sempre un po' particolare perché è una categoria che è al primo anno di formazione, se vogliamo. Noi siamo stati un po' fortunati perché 7-8 ragazzini venivano già dall'Under 14, da un ottimo campionato fatto l'anno scorso con Mister Di Giacomo con l'Under 14. Abbiamo inserito tanti nuovi, è un gruppo sano, abbastanza numeroso, e quindi all'inizio è stato anche questo il lavoro di formare appunto il gruppo. Come giustamente ricordavi, purtroppo il girone di ritorno è iniziato con due sconfitte, abbiamo pagato una pausa lunga di un mese e mezzo che ci ha spezzato un po' il ritmo, insomma eravamo in una scia importante, però come ci insegna la Serie A, momenti difficili capitano a tutte le squadre, stanno capitando al Milan, ad altre squadre, e quindi credo sia normale che nel percorso di crescita e di formazione di un gruppo di ragazzini di 15 anni ci possa essere un momento di appannamento che con il lavoro e gli allenamenti settimanali cercheremo di superare già dalla prossima partita di domenica a Frosinone, che è una partita comunque importante. Eh sì, con l'obiettivo però mi pare di capire che è quello di partecipare ai play-off. Sì, al momento siamo nei play-off, il regolamento dice che le prime due vanno agli ottavi, le altre quattro accedono ad un turno preliminare di play-off, e quindi sicuramente l'obiettivo è sempre il massimo, quindi cercheremo di acchiappare chi è davanti a noi, anche se ora il distacco si è un po' allargato, però al contempo cercheremo di mantenere quei punti di vantaggio che siamo stati bravi, appunto, sono stati bravi ragazzi a costruire nel girone d'andata, che ripeto è stato veramente giocato bene, forse al di là anche delle aspettative iniziali. Un commento da parte sua, mister, anche a questa prima squadra che deve chiaramente trascinare, no, dal punto di vista delle emozioni, non so se anche dal punto di vista tattico, questi ragazzi dell'Under 15. Certo, a livello emozionale io lo dico sempre ai ragazzi, faccio un esempio, qualora ci sia il bisogno, l'esigenza e l'opportunità di andare a fare anche il raccattapalle la domenica allo stadio, è un qualcosa che fa vivere ai ragazzi l'emozione della Serie A. Chiaramente è stato importante vincere a Lecce venerdì, sia perché Lecce era in un momento importante, veniva da tanti risultati, una squadra che gioca bene, e sia perché dietro fondamentalmente il Verona è una squadra che è in forma, quindi magari non tanto la Sampdoria, anche la Cremonese con il cambio di allenatore è una squadra viva, poi il campionato dell'anno scorso ci ricorda che appunto nulla è impossibile, noi ci siamo salvati praticamente quando nessuno lo credeva possibile, e quindi c'è da stare attenti, quindi vincere questa partita a Lecce è stato importante. Ha aiutato probabilmente anche il cambio del modulo, il 4-3-3,
Ha dato ottime risposte ad un allenatore, come diceva Ciro in apertura, io penso che se un allenatore capisce che quel sistema di gioco ti dà sicurezza, ti dà certezze, difficilmente l'allenatore lo cambia, quindi vediamo se lo riproporrà con la Juventus. È una partita comunque complicata, difficile, perché sulla carta la classifica dice che è uno scontro diretto, però chiaramente sappiamo benissimo che i valori della Juventus sono altri. Certo. È chiaro che in un campionato, come dico spesso anche ai miei ragazzi, ci sono tanti mini campionati, quindi bisogna capire il momento. Magari siamo fortunati ad incontrare la Juve in un momento particolare, però bisogna stare attenti, perché anche il Milan è stato incontrato in un momento particolare per il Milan e alla fine ha vinto la partita, anche se anche la Salernitana era in un momento abbastanza buio. Conosciamo anche i membri dello staff? Sì, alla mia destra c'è Gianluca Ronca, che è il preparatore dei portieri, alla mia sinistra mister Ivan Cerrato, che è l'allenatore in seconda, alle mie spalle Antonio Fiore, che è il dirigente accompagnatore, il team manager, e poi c'è Luca Tirone, che è il nostro fisioterapista, e manca per un'indisposizione fisica il preparatore atletico Enrico Serra. Eh beh, insomma, uno staff nutrito, direi di conoscere a questo punto, girando anche il microfono, tutti i componenti della squadra. Cominciamo da te, una bella responsabilità, come ti chiami, ruolo? Buonasera, sono Ciro Fumo, faccio il centrocampista e faccio parte dell'Under 15 della Salernitana. Primo anno alla Salernitana per te? No, il secondo. Secondo, quindi vieni dall'Under 14? Sì. Sei di Salerno? Sì. Che significa per un salernitano vestire la casacca con il cavalluccio ricamato sul petto? Per me è bellissimo indossare questa maglia, perché è la squadra che tifo fin da bambino e ogni volta che la indosso è un'emozione indescrivibile. Bene, bene, complimenti. Andiamo accanto. Grazie. A te. Ecco, avevi già deciso di far fuori, l'aveva tagliato. Come ti chiami? Buonasera, sono Francesco Vacca, sono un attaccante. Quanti gol finora? Due. Due gol in quante partite? Otto. Otto, dai, insomma, sì. Sei... Abbiamo la sentenza di Ciro. Cosa ha detto Ciro? Ha fatto... Quante partite avete fatto? Io otto. Due gol. Insomma, più o meno, dai. Non è male. Sono un esterno d'attacco. Sei un 9, sei un centravanti, una prima punta. Un 10. Più un 10. Sì. Più un 10. Chi è il tuo idolo? Messi. Messi, benissimo, insomma, un po' lì basso. Sì. Bene, complimenti. Andiamo dietro dagli altri tuoi compagni di squadra. Come ti chiami? Buonasera, sono Andrea Biancardo, faccio parte dell'Under 15 della Salernitana. Ruolo? Esterno destro. Esterno destro alto, d'attacco, basso? D'attacco. Ma con che modulo giocate voi? 4-3-3. Quindi insomma sei chiamato spesso a tornare a fare la fase difensiva, 4-5-1 anche voi in fase difensiva, oppure resti un attimino più avanzato? Un attimino più avanti. Più avanzato, insomma. Mister, allora tiriamo le orecchie ad Andrea. Scherzi a parte, andiamo ovviamente anche dal tuo compagno, come ti chiami? Buonasera, sono Felice Vocca, anch'io sono un esterno d'attacco. Esterno d'attacco? Sì. Sei di Salerno, vieni da fuori? No, io sono di fuori. Di dove sei? Di Eboli, 10 minuti da qua. Fai il tifo per quale squadra? Se si può dire Napoli. Certo che si può dire tutto. Beh, credo che tu sia molto felice, no, questa stagione. Cosa? Credo che tu sia molto felice in questa stagione. Certo, no? Certo. Benissimo. Mi fa molto piacere. Andiamo accanto, come ti chiami? Buonasera, sono Giuseppe Compagnone. Giuseppe, tu invece sei un? Centrocampista. Centrocampista, descriviti con quali caratteri? Una mezzala. Una mezzala, destra o sinistra? Sinistra, però l'occorrenza anche a destra. Giuseppe, adesso devi dirmi un pregio e un difetto di mister Cerrato. Adesso, ho deciso di mettere in difficoltà sta domanda. Qual è? Non ho sentito? Detto proprio a lui. Proprio a te. Solo il pregio, dai. Pregio che comunque è un buon mister, infatti lo si vede perché abbiamo fatto secondo posto il girone d'andata, che è un ottimo risultato che la Salernitana giovanile non ha mai raggiunto. Ecco, allora noi speriamo che possa esserci un bel risultato anche alla fine del campionato, lo meriterebbe anche perché il settore giovanile quest'anno è in ristrutturazione, ci sono stati degli investimenti da parte della società da questo punto di vista. Andiamo anche accanto a te, chi c'è? Buonasera, sono Marek Pierno, sono una mezzala sinistra e vengo da Napoli. Vieni da Napoli, tu ti ispiri invece a qual è il modello? Hamsik.
Ah, e quindi. Amsic. Però il dal capello non l'avrei detto. C'è un'altra acconciatura. Bene, andiamo dietro. Chi c'è? Come ti chiami? Buonasera, sono Cristian De Amicis, faccio il difensore centrale e sono di Salerno. Difensore centrale convinto oppure sei uno di quelli che ha cominciato in attacco quando era più piccolino? L'anno scorso facevo parte dell'Under 14, ho ricoperto diversi ruoli, dall'esterno d'attacco alla mezzala e quest'anno mi sto trovando molto bene in difesa. Quindi intuizione del mister? Sì. Bene, 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 sono queste cose, no Ciro, quando sei ragazzino non sai se sei più un attaccante o un centrocampista. Poi... però in una squadra professionista come la loro non ci dovrebbe essere questi sbalzi di ruoli, non c'entra niente. Quindi deve essere tutto già definito. Certo, è normale. Bonucci, Carlo Perrone cambia il ruolo di Bonucci. Andiamo avanti, chi c'è? Buonasera, sono Marco Paolino e sono un esterno d'attacco. Esterno d'attacco, sinistro o destro? Sinistro, sinistro. Quindi indossi la numero 11? Sì. A chi ti ispiri tu? Diciamo a Ronaldinho. Ronaldinho, quindi voli basso anche tu. Andiamo accanto, come ti chiami? Buonasera, sono Gennaro Fortunato e sono un difensore centrale. E fate vengo coppia? Da Napoli. Fate coppia o no, vi contendete una maglia? Ci contendiamo la maglia. Ah, ma com'è la concorrenza in allenamento tra pari ruolo? No, a me se gioco io, gioca lui, non fa tanta differenza, basta che siamo un gruppo molto sano e quindi basta anche se gioca lui a me non interessa. Tanto, bene, bravo, 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 non invece Ciro De Cesare non è d'accordo, non è vero, perché? Non è vero, dici così perché stai davanti alla televisione. No. Ecco qua. È al mister, però dai, ci rimani male quando non giochi. Sì, quando sì. Io non giocavo volevo ammazzare tutti, no, Ciro. Però stavo zitto con i miei compagni. Andiamo accanto, chi c'è? Buonasera, sono Carlo Forlenza e ricopro il ruolo del portiere. Ah, portiere, quanti gol hai beccato in questa stagione? Tre? Però, in 8 partite, no? No, in 1. Dai, facciamo un applauso ragazzi, facciamo un applauso. Dai, c'è un signore che si chiama Ochoa che suo malgrado ne ha presi 8 infatti. Di recente, però è un ottimo portiere, quindi. Senti, il primo anno alla Salernitana per te? No, già stavo l'anno scorso con l'Under 14. Benissimo, il tuo idolo è? Buffon. Accanto a te chi c'è? Buonasera, sono Mario Ileb e sono un terzino destro. Terzino destro, anche tu convinto? Hai sempre fatto il terzino destro oppure... No, prima facevo la mezzala. Quindi anche tu spostato, immagino che tu abbia, beato te, una corsa importante. Sì. Devi, sei obbligato, anche perché se non corri non puoi fare il terzino. Dietro chi c'è? Buonasera, sono Luigi Barbo e faccio l'attaccante. Attaccante? Centrale. Centrale. Quindi sei il numero 9 della formazione Under 15, tu invece a gol come sei messo? No. Eh? A gol come sei messo? Ancora zero. Ancora zero, qui allora non facciamo commentare Ciro De Cesare, dai, facciamo così, segna a Frosinone. Va bene. Va bene. Accanto a te chi c'è? Sono Francesco Tommasiello e faccio il terzino destro. Terzino destro, tu invece ti ispiri a? Chi è il tuo giocatore? Ronaldo. Ronaldo, però come terzino destro attualmente in circolazione, il numero uno? Ah? Il numero uno dei terzini destri in circolazione? No. Fiorenzo. Non è Florenzo. Accanto a te, praticamente, gli ultimi due. Buonasera, io sono Caccavelo Giancarlo, vengo da Sorrento. E sono anche un terzino destro. Anche tanti terzini, mister, in rosa. Siete tanti. Ricordiamo che noi qui oggi abbiamo una delegazione, poi completeremo l'opera conoscendo tutti i ragazzi dell'Under 15 in una delle prossime puntate. L'ultimo, non per ultimo. Buonasera, sono Riccardo Mazzoleni e sono un centrocampista centrale. Centrocampista centrale, sei insomma il regista? Sì. Il costruttore di gioco, ti ispiri a Boinen? Iniesta, sì. Ah, Iniesta, se possibile. Se possibile cambiamo giocatore, dai. Grazie, fatevi un applauso ragazzi. Un grosso in bocca al lupo per la partita di Frosinone e naturalmente per il prosieguo del vostro campionato che avete iniziato così bene. Brigida, tanto Udine, minuto 58. Minuto 58, ancora 1-1 tra Udinese e Verona.
un po' di posta, c'è sono dei messaggi. C'è qualche altro messaggio, attenzione, non ci culliamo ora sulla vittoria con il Lecce, dobbiamo affrontare la Juve con massima concentrazione e soprattutto senza tornare al 3-5-2, perché mi sembra che a 4 in difesa la Salernitana giochi meglio, o sbaglio il nostro amico Max? Sbaglia Paolo? Vedrò chi proprio dicendo, però secondo me non è solo un discorso di modulo, cioè è chiaro che la difesa a 4 ha dato più equilibrio, come diceva Ciro, ha dato più anche soluzioni, perché ecco, Sambia con la difesa a 4 è un altro giocatore rispetto a quello che avevamo visto col Milan, anche se la gara col Milan chiaramente poi si è ritrovato contro Theo Hernandez e Leao. Però è chiaro che magari con la Juventus riparte ancora dalla difesa 4, però da qui alla fine del campionato non è da escludere la difesa 3, perché poi hai tanti centrali, c'è Congri, entrerà Gomber, tra un mesetto credo che entrerà anche Federico Fazio, c'è Daniluk, ci sono Lovato e Pirola, insomma c'è tanta abbondanza in difesa, e quindi da qui alla fine del campionato non credo che si possa escludere una difesa 3, magari anche con un 3-4-2-1, un 3-4-1-2, non per forza 3-5-2. Sì, poi quando hai abbondanza chiaramente esatto. Le soluzioni sono sempre speriamo tante. Ci sia sempre abbondanza, insomma. Se Peppe Maglio in regia in chiusura ci propone la classifica, andiamo a commentarla insieme ai nostri ospiti. Consideriamo il Verona parzialmente al momento, ecco, a 13 punti, anche se la partita non è finita, manca ancora mezz'ora più un recupero. Catello Lambiase, insomma, c'è da andare soddisfatti? Diciamo, per come andava il girone d'andata, non proprio, diciamo, spesso siamo stati sul lato sinistro della classifica, quindi in realtà con qualche punto in più potevamo stare dov'è il Monza, però meno male che questi tre punti sono stati fondamentali, senza, devo dire la verità, la classifica avrebbe preso una brutta piega, quindi speriamo però piano piano di risalire e di tornare in una zona come quella di prima. Ciro, bisogna stare attenti soltanto al Verona, secondo te, oppure alla luce anche di quanto fatto per la Salernitana l'anno scorso ci si può aspettare un sussulto, non so se dalla Sampdoria, ma sicuramente da una Cremonese che ha comunque cambiato allenatore e gioca bene anche nella partita con l'Inter. No. Io penso che Cremonese, Sampdoria e Cremonese sono già spacciati, secondo il mio punto di vista, perché poi Se andiamo a vedere tecnicamente, la Cremonese dovrebbe vincere da adesso fino alla fine tutte le partite, e mi sembra difficile. Ci vorrebbe un miracolo da Nicola, la Cremonese. Cioè, in realtà sono 10 punti rispetto allo Spezia, la Cremonese. Sì, però... però la salvezza sarebbe in questo momento sì, 10 punti, bisogna vedere gli scontri diretti. Cioè, sinceramente, spacciata perché secondo anche me... ieri ha fatto una buona gara, però ha perso, cioè, voglio dire, la squadra non è che gioca male, però purtroppo non riesce a vincere. Noi, la serata di questi periodi noi la classifica sicuramente meritavamo qualche punto in più, però in questo momento ci dobbiamo accontentare, dobbiamo stare sempre con... Dobbiamo prendere sempre le partite in maniera come l'abbiamo approcciato con Lecce, perché poi da dietro stanno salendo, anche Sassuolo ha dato 5 gol al Milan, tanta roba, non, sì. Non è da poco. Però in questo momento anche la partita con la Juve, tutto sommato, la dobbiamo giocare a viso aperto, secondo il mio punto di vista. E poi vedremo gli altri risultati. Però... Quindi ti opporresti ad un approccio stile derby? Io ti dico la sincera verità, io affronterei la Juve in questo momento, la Juve, parliamoci chiaro, non è la Juve che sta bene bene bene, sicuramente recupererà qualche giocatore importante, giocatore forte, però mentalmente giù rispetto a un mese fa. Lì bisogna approfittarne, bisogna fare una gara secondo me di aggressività e sicuramente li possiamo mettere in difficoltà. Brigida, un po' di saluti, siamo in chiusura. Ci seguono da Brigata Granata Monaco di Baviera. Adesso la cosa principale per Michele Della Notte è dare continuità alla buona prestazione, che poi sarà la conseguenza di punti importanti per la classifica. Ancora Franco Lettieri, buonasera dalla Germania, un abbraccio e forza Salernitana. Grazie a tutti. Allora, grazie agli amici dell'Under 15 della Salernitana, grazie a Ciro De Cesare, ci ritroviamo grazie a voi. Lunedì ci prossimo. Alla prossima, va bene. Un grazie a tutti. Catello Lambiase. Grazie a voi. Grazie a Paolo Siotto. Grazie a te, Alfonso. Per essere stato con noi. Grazie, Brigida Vicinanza. E grazie, Alfonso Avaiano. Sempre 1-1. Sempre 1-1. L'aggiornamento? No. Sempre 1-1. Minuto 63, 1-1. Buonanotte.
rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.